E qui siamo all'interno di un'antica tintoria medievale. Qui avveniva l'arte appunto di colorare i tessuti, perché giustamente i colori venivano fatti in modo prettamente naturale. E qui abbiamo con noi il console che ci spiega come avveniva questo antico lavoro. Qui ci sono i garzoni. Certo, certo, ci sono i lavoranti. Mastro Pietro, che è il titolare, al momento è indaffarato per l'arrivo delle merci e quindi sono solo loro. Allora, qui vediamo, ecco, prima di tutto queste grandi vasche dove all'interno viene messo il colore, presumo. Praticamente queste sono tre tipologie di tintura, la cosiddetta tintura in fiocco, la cosiddetta tintura matassa per immersione e poi abbiamo l'altro tipo di tessuto. Aspetti, piano, perché la telecamera deve arrivare là in cima. La terza tipologia, diciamo, con la quale noi tingiamo i vari tessuti. Allora, io so però che i colori erano prettamente tre, ossia quali? Certo, sostanzialmente noi riproponiamo il colore azzurro che vede, ricavato nella tipologia corrente dell'epoca medievale, era il guado. Dal guado, che è una pianta vegetale, si ricava il colore azzurro. Poi? Ecco. Poi c'è la robbia, che vede quella lì, è il colore rosso, quello che vede, e l'altro che è il giallo. Questi sono i tre colori sostanzialmente che noi riproponiamo. Ma la domanda è: questo tipo di mestiere aveva l'assistenza sanitaria? Il termine di fine rapporto? In epoca medievale questa era gente che apparteneva alle classi più povere della società, o mi sbaglio? Giustissimo, giustissimo. Cosa ricevevano in cambio? Solo come salario? Il mangiare? Il mangiare è importantissimo, un tetto sopra la testa. Ecco, allora, pensa a questi, solo per il fatto del tetto era già tanto. Una ultima notizia, ragazzi, vedo che siete giovani. La domanda che sorge spontanea è... Sempre ciaccia, al lavoro, non perdete chi tempo. Prende qua? Lei chi è? Mastro Pietro. Ma ragazzi, io non la vedo come non esistesse, io la... Domanda che sorge spontanea, mi scusi, ma lei chi glielo fa fare di fare queste cose di epoca medievale? Me lo dica. Me lo fa fare che... È una grande arte quella della tintoria, è stata guadagnare bene. Certo, bisogna avere mille occhi e bisogna avere a controllare che i garzoni abbiano a lavorare sodo e che non ti ingannino e che non abbiano a rubarti i colori. Scusi, lei che lavoro fa nella vita ora? Io faccio il formatore. Ah, lei fa il formatore? Certo. Cioè lei di lavoro fa la formazione della gente e poi fa sta cosa per... Certo. Io ho detto ai ragazzi, perché lo fate oggi alla fine? Bevagna ha un tipo di impatto, credo, sulla gente che viene, che è unico forse in Italia. Assolutamente, anche perché sembra di vivere 10 giorni esclusivamente nel Medioevo. Formatore, ti posso dire una cosa? Sì. Mi sembravi un mastro tintore sul serio. Grazie. Prego. Anche se il settore è totalmente diverso. Ma fai più soldi con i tuoi.